Santo Sepolcro, il Papa che vedete qui, la statua di Gandhi, e costruita dal grandissimo, e progettata e costruita dal grandissimo architetto Borromini, insieme con la Chiesa della Salvezza. Questo era ed è rimasto in qualche modo il luogo della Sapienza. Per fortuna era l'Università di Roma fino al 1939 e poi è stata sede degli archivi di Stato, e noi siamo molto fieri di occupare questi spazi che hanno visto tante prestigiosissime personalità alternate. Io sono anche onorato della presenza dei lunghissimi ospiti di oggi, prima in primo luogo del prefetto, che è stato a lungo il prefetto della città di Roma, certo con una posizione più prestigiosa tanto del Ministero degli Interni, e il professor Pierluigi Anen, che è in qualche modo il vero ideatore e promotore di questa giornata, e anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Medici, il professor Enzo Orlandini. La mia personale riflessione al riguardo, esprimendo ancora la mia contentezza di poter parlare di queste cose, è che l'Italia è riuscita a riflettere su questi aspetti, su questi momenti così drammatici della storia recente, forse un po' di più per questioni di carattere storico di altri paesi. Perché dico questo? La settimana scorsa è venuta qui una delegazione del governo giapponese. Io non sono una persona che tende ad autoincensare, però anche perché stando in una pubblica amministrazione che incontra naturalmente enormi difficoltà da elevarsi, c'è poco motivo di essere felici. Ma sono veramente rimasto strabiliato dal fatto che i giapponesi, in due diverse delegazioni, siano venuti per studiarci, per poter applicare i nostri modelli, anche di carattere pedagogico e educativo, in Giappone. Quindi è la seconda volta che ci manda una delegazione che ci fa continue domande, e tentare appunto di ricavare il meglio dopo aver selezionato in tutto il mondo e soprattutto in Europa quali erano le eccellenze. Chiaramente, insomma, essendo diciamo un po' per casa, insomma, dire ormai da 5 anni direttore di questo istituto, questa cosa mi fa piacere. Ma una delle domande che riguarda proprio la tornata di oggi è stata sulla nostra capacità di spiegare ai giovani studenti delle scuole, dei licei, anche universitari, tanti episodi, di riflettere insieme su tanti episodi del recentissimo passato della guerra, della seconda guerra mondiale, e di tanti episodi appunto che hanno visto Roma come protagonista, come scenario, come spazio in cui questi avvenimenti sono avvenuti. Alcuni storici contemporanei hanno sottolineato un aspetto di questo tipo di riflessione. Noi abbiamo ormai una metodologia, i nostri miei colleghi, bravissimi tutti, soprattutto i colleghi del servizio pedagogico, la professoressa Monica Cattolari, che ha lavorato con grande passione insieme con la dottora Via e con la signora Cristina Pioguardi a questo progetto e a molti altri progetti di alto interesse. Hanno ormai elaborato un sistema pedagogico che per esempio passa attraverso l'uso di animazioni, di attori, letture, che abbiamo fatto tante anche per quanto riguarda la giornata della memoria della deportazione del ghetto. Non mi nascondo, tutte giornate di profondissima emozione. Che cosa questo voglio dire? Insomma, che cosa voglio dire? Poi razionalizzare queste emozioni non so rispondere. Però certamente i partecipanti erano tutti fortemente coinvolti, sia per le testimonianze dirette delle persone che sono state appunto protagoniste o passive purtroppo vittime, insomma,
attenzione sia per coloro che invece ascoltavano dalla tua voce o dal racconto o dalla lettura di lettura quanto fosse accaduto. Perché sono tante storie umane, vicine, alle volte drammatiche, terribili, nefande, di personalità che si sono veramente macchiate di crimini, e noi, voglio dire, con quella che è l'oggettività dello storico e con la semplicità dello storico abbiamo trattato. Ma certo non era possibile esibirsi da tante persone. Ora, in questo caso noi ci troviamo davanti a una situazione particolare, perché è una deportazione che non prevede una differenza di razza, di genere o di colore politico, ma poi lo potrei illustrare evidentemente meglio, ma una deportazione, come è avvenuto spessissimo, di persone che sono state poi inviate nei campi di lavoro per sostenere l'industria tedesca durante la guerra. Ma voglio tornare un attimo, poi lascio la parola a un giornalista in presente, su questo aspetto della riflessione critica. Alcuni addirittura hanno usato questa parola e non mi trovo d'accordo da storico, perché appunto secondo me lo storico deve certamente far trasparire la sua opinione ma non imporla a chi legge, quindi deve seguire quella che è una metodologia di carattere scientifico, basata su che cosa? Sui documenti. Quindi per questo non siamo qui, diciamo, quindi a chi è stato affidato questo. Conservare i documenti perché tutti possano controllare se l'affermazione di uno storico sia fondata o meno. Questa è la scientificità della storia, che certo è sempre soggetta a interpretazione. Ma dicevo questo appunto perché alcuni storici hanno parlato di esame di coscienza per i popoli o le nazioni, chiamiamole un po' le genti, le persone, che quando hanno visto una deriva della loro forma di Stato o delle loro istituzioni politiche non si sono fermamente opposti. E per questo i giapponesi ci dicevano con stupore: perché voi potete fare questo? Perché in Giappone ancora è, come dire, faticoso, irrituale poter riflettere su tanti aspetti della storia recente del Giappone. Il coinvolgimento in Cina, appunto il ministro che venne qui era andato a rendere omaggio agli ufficiali giapponesi che avevano partecipato, uso la parola insomma che tanti storici usano, ai massacri di Nanchino, e quindi c'era stata una sollevazione sui giornali giapponesi perché questo ministro, che fa parte del gabinetto di Abe, dell'attuale presidente del consiglio giapponese, perché questo era andato a rendere omaggio. Invece noi riusciamo a parlarne, come hanno fatto moltissimi in Germania, sono lieto poi di sapere che qui c'è un rappresentante dell'ambasciata tedesca. Riusciamo a parlarne, io credo, per un motivo, e per questo anche insomma l'esame di coscienza, che è una riflessione diciamo così di carattere prima di tempo più dell'ambito dei giorni, non dell'ambito civile. L'esame di coscienza in qualche modo è stato già fatto molti anni fa, perché in realtà l'Italia ha vissuto ambedue le storie, sia la storia dell'opposizione, diciamo, al nazifascismo, sia la storia del coinvolgimento. Pochi giorni fa, in questo punto, perché è una nota che volevo portare, una collega mi ha portato il fascicolo personale di mio padre, che alla fine della sua carriera era ammiraglio della Marina. E mio padre era nell'Accademia Navale di Livorno l'8 settembre del 1943. Quando si riunisce con le linee, passa le linee tedesche, si riunisce con il Comitato di Liberazione Nazionale a Salerno, e mi viene richiesta di passare un esame, un ciclo puntuale, deve riferire, evidentemente per evitare le situazioni di spirito, eccetera, deve riferire che cosa è successo. La cosa che mi ha strameravigliato, perché chiaramente mio padre, come tanti, mi raccontava di questa storia, insomma, della sua vita, eccetera, per non farmi una piccola, ma che certamente invece quella che va sotto di mitologia familiare.
quale Leonardo riferisce davanti a questa commissione che l'8 settembre, appena appunto il comandante di Livorno dell'Accademia Navale dice: beh, è stato firmato la giustizia, deve regolarla secondo la vostra personale coscienza. Esce una piccola motica borsetta con dei giovani ufficiali e dei incursori di marina e spara contro i tedeschi che incontra questa marina. Cosa stranissima, perché in quel momento avevano saputo, poche ore prima che era stato firmato l'armistizio. Quindi c'era all'interno della marina stessa, addirittura nell'Accademia Navale, cioè, quindi vi posso assicurare, selezionatissima evidentemente, alcuni che ritenevano che l'alleanza con la Germania, quindi era una scelta diciamo, di carattere personale, basata sulla coscienza personale, non certo delle appartenenze diciamo, al partito politico clandestino, non posso credere che ci fossero cellule del Partito Comunista dell'Accademia Navale, se anche me lo dicessero sempre ci sarebbe. Quindi qualcuno pensò di chiaramente. Questo può essere un episodio singolo, ma mio padre ancora riferisce che immediatamente una motovedetta tedesca spara contro una petroliera di bandiera italiana. Questa nave a fondo viene affondata e dalla catena navale partono delle lance a rene armate per salvare appunto in auto i tre aeroporti. E quindi allo stesso scadere, diciamo, il giorno dopo dell'armistizio dell'8 settembre, improvvisamente si manifesta nella popolazione selezionata dell'Italia, attraverso alcuni ufficiali di marina, una sorta di resistenza. È evidente che allora davanti alla poi questi episodi si sono moltiplicati, si è rafforzata diciamo una decisione anche di partecipare da una parte o dall'altra, però voglio dire questo in qualche modo io ritengo che sia sufficiente per dire, mentendo tanti, questo lo posso affermare anche sulla base di una storia personale, mettendo tanti la pensano diversamente, che in realtà non c'è stata una piena adesione al fascismo, soprattutto a partire da un certo momento. E quindi non si può imputare un'intera popolazione di un'adesione cieca al fascismo e all'alleanza con la Germania, eccetera. È stata la decisione di una dittatura a cui molti insomma non credevano più da tempo e quando hanno potuto manifestare l'hanno fatto. Grazie molto, cedo la parola a te. Ma nel fronteggio
già l'occupazione tedesca, ma soprattutto per trasferire quei valori a noi e soprattutto ai nostri giovani. Un paese non può esistere se non c'è memoria. E la memoria di quegli episodi sono assolutamente indispensabili per far sì che ci sia una storia viva del nostro popolo. E io faccio un riferimento anche a quello che è successo ieri, ci ricordiamo oggi le inchieste di ieri, per cui parlare del trasferimento di valori ai nostri giorni. Perché chi ha affrontato il fascismo, chi ha affrontato l'occupazione, non era certamente per interesse o per perché potesse pensare di dover passare con lui, ma era per difendere il proprio paese, per avere una democrazia, per esaltare il suo popolo. Bene, quei valori oggi devono essere ancora contro di noi, perché non è possibile quello che dice il corpo dei giornali di oggi. Ci portano, ci fanno sapere. Sono passati ormai tanti anni, ma quei valori sono ancora completamente attuali. E quando anche delle istituzioni sono coinvolte in certe richieste, non fa venire meno quello che è il valore dell'istituzione, non fa venire meno il sentimento che bisogna avere nei confronti del tradimento nei confronti del nostro paese. E ovviamente i cittadini non possono continuare ad avere quella fiducia che invece le istituzioni devono continuare ad avere. Ecco perché il trasferimento di valori ai giovani è bene ricordato. Professor Ama, se ci sono altri episodi è bene raccontarli, riferirli, documentarli. E andare nelle scuole, a raccontare. Ma non solo per questo, ma anche perché il trasferimento di valori. E oggi, mai come oggi, abbiamo bisogno di quei valori che tutti noi dobbiamo avere dentro di noi, sono i valori della democrazia, dell'onestà, il valore dell'amore patrio, il valore di rispetto per le istituzioni, il rispetto per la gente, il rispetto per i cittadini. Grazie. Sono Lorenzo, mi presento da solo, sono Lorenzo Landucci, indegnamente presidente nazionale dell'Associazione Reduci dalla Prigionia, dell'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari. In sala è presente, oltre che il vicepresidente, il dottor Lavorossi, il nostro presidente vicario, il dottor Montano, ex ufficiale dell'esercito italiano, internato in Germania, nonché KZ, cioè destinato ai campi di sterminio. A lui è il vero presidente della società. Che cosa devo dire? Ringraziare il professor Rosato per averci ospitato, ma non è soltanto una forma di ospitalità, ma è anche una guida alla ricerca che stiamo svolgendo. Al prefetto, senza regolare che cosa? È quella garanzia che le istituzioni, che ci va a funzione delle credibilità che il governo italiano segue questi avvenimenti. Siamo alla vigilia del 70° anniversario della fine della seconda guerra mondiale, nonché della liberazione degli internati italiani dell'area nazista. Ci stiamo avviando verso una ricorrenza molto importante, 8 maggio 2015. Simbolicamente è quella data, di quella speranza, nonché festa dell'Europa, di cui l'Europa è nata dai sacrifici, dalle brutture di una guerra e di odio, che hanno avuto però in uomini come Renato e Gasco la forza di Carbone per realizzare un sogno che ha detto che è quello che ancora oggi desideriamo di sia.
La soluzione è parlare di medici e vedere meglio, sono solo un organo di guerra. È un po' particolare. Si immagini una persona di una certa età, ormai ridotti, di molte verità, a poche verità. Hanno dovuto fare un salto, una diversificazione del loro ruolo, quando essere testimoni, ma propositivi. Quindi si sono trasformati, parlo almeno per l'associazione della NLP, in centro studi di comunicazione medica. In questo momento la nostra associazione è impegnata in tre filoni importantissimi per noi almeno. Il lessico bibliografico degli internati militari italiani. Stiamo parlando di 650.000 nomi che sono stati identificati con noi oggi. Ma prima di questo è stato voluto, grazie anche alla generosità della Germania, l'albo dei caduti degli internati militari italiani nei laghi nazisti del 1943-45. Chiaramente una ricerca del genere può essere fatta soltanto da storici di alta qualità. E qui mi fa piacere sottolineare che Lutz Klinghammer dell'Istituto Germanico a Roma è autore di molti saggi su il quadrato e sullo studio degli avvenimenti del quadrato e qui presente. Per essere breve e chiudere, 8 settembre, istantaneamente, parte del popolo, dei militari italiani, reagiscono, ma con la stessa decisione, 650.000, 700.000 italiani, la decisione è tedesca questa volta, vengono lastricati, deportati e internati in Germania. Ma lì anche nuovamente la sorpresa di questi 650.000, 700 che non si sanno, speriamo alla fine della ricerca di poter dare cifre più attendibili, intorno a 550.000 uomini hanno detto no a riprendere le armi della Repubblica Sociale o a fianco delle tedesche. Quindi in questo punto sono la dimostrazione che c'era non l'inquadramento di massa di un'ideologia, quello che discutiamo di nazismo, comunismo, nazismo, fascismo, è meglio non creare quella cosa. Quindi ecco il nuovo ruolo. E oggi, e non è piccola, la storia della memoria popolare sul 17 aprile del 1944. Non dico nulla di Amine Boutier, è un amico, un tenace ricercatore, so che le darà fastidio, ma questa ricerca era solo da anni che la voleva portare avanti. E forse siamo riusciti con le prime soddisfazioni di documenti ritrovati un po' particolari. Siamo passati forse alla fase operativa. Chiaramente tutto sarà possibile se l'archivio di Stato, come ci ha promesso il professor Rosato, ci direbbe. Perché muoversi in queste nei meandri degli archivi non è facile. Sembrava così di passaggio, ma la prefettura di Roma ha creato un apposito piccolo servizio per andare a cercare tutti i documenti. E non è facile, perché forse le carte in Italia vengono poco considerate e messe da parte, se ne ce ne dimentichiamo. Ma ci sono tutti. E forse non sapete un po' di più noi che cosa vuol dire l'archivio. È la nostra memoria, la nostra casa. Grazie. Carissimi, mentre mi scuso con tutti per l'assenza motivata.
motivata dagli impegni di carattere pastorale che mi obbligano ad essere fuori ora, desidero far giungere all'Associazione Reduci della Prigionia, l'internamento della Guerra di Liberazione, il mio compiacimento e l'augurio per questa importante iniziativa tesa a far luce su tanti aspetti ancora poco esplorati della tragica vicenda del rastrellamento del Padano del 17 aprile 1944. Tutto ciò che fa luce su vicende relative alla guerra, alla persecuzione razziale, alle violenze e alle esecuzioni è un servizio alla memoria, alla verità e alla vita umana. La verità non è solo dovere morale e civile, è esperienza che illumina la mente di ogni essere umano, ne facilita la crescita, ne indirizza le scelte, ne fecunda l'azione, arrivando a sostenere il coraggio di azioni spesso enormi. È in questa luce che penso la vostra iniziativa acquisti un profondo senso e un grande valore, aiutandoci a fare memoria, oltre che dall'oscurità assurda che la storia della nostra nazione e della nostra Europa hanno conosciuto in quel tempo, anche di pagine nascoste e luminose, ma non per questo meno importanti. Accanto alla verità del male, che va evidenziata, raccontata, denunciata, rimane la verità del bene, capace di insegnare e guidare le coscienze, capace di cambiare nel profondo quella storia che così non rimane una pura storia di morte. È questa verità che ha attraversato la vita di Don Gioacchino Re, un sacerdote che Pio XI chiamava il parroco delle Princese, il quale giocò un ruolo fondamentale nella vicenda che oggi ricordiamo attraverso il sostegno fattivo ai rastrellati del Padano, radunati negli studi cinematografici di Cinecittà, il supporto umano e spirituale delle loro famiglie, la raccolta dei loro nominativi che consentì di confermare l'identificazione di coloro che eventualmente rientravano dalla deportazione. Soprattutto attraverso la fede, lo rese strumento della benedizione di Dio e la compassione che gli consentì di essere straordinariamente vicino a tutti i suoi familiari, fino a piangere come figli ogni deportato. Compassione che certamente aveva plasmato in modo speciale il cuore di Don Gioacchino durante il suo ministero di cappellano militare nella Prima Guerra Mondiale, insegnandogli l'amore necessario a vincere gli orrori che ogni guerra c'era. Come vescovo di anni militari, sono sempre più profondamente colpito di apprendere quanto amore sia passato durante le guerre, attraverso il servizio dei cappellani militari, storie silenziose di vite semplici, ma pienamente donate alle vite dei soldati, dei quali hanno condiviso la sorte, illuminando la speranza, che prometta pace, che faccia sempre intravedere la possibilità di un bene più grande, capace di riscattare e vincere ogni male. Di questo Don Gioacchino è stato testimone e portatore come tanti cattedrali di ieri e di oggi. Cari amici, anche oggi abbiamo bisogno di un trascendente che ci ricordi come la guerra non si vince con le strategie politiche o militari, ma con la lotta alle ingiustizie, alla povertà, con il superamento dell'orizzonte egoistico e materialistico, in cui molti esercitano un incontrastato potere, cancellandolo, discriminando e violando le vite dei fratelli. Di cuore auguro a questa vostra iniziativa sia memoria eloquente ed efficace di questa verità. Santo Marcello, arcivescovo di Milano, Italia. Grazie a tutti. Voglio iniziare con un discorso che mi sembra un po' strano, non sta a livello personale, ma credo che sia indicativo di quello che di cui andremo a parlare. Quando ero ragazzo, avevo 20 anni, ero fidanzato con una ragazza tedesca, che non ci sono, Stuttgart, e conosciamo i ragazzi scherzando, fece una battuta in seguito a un suo modo di essere un pochino deciso, come noi immaginiamo i tedeschi, gli risposi gli amano. Lei mi guardò stupita e mi disse una frase che non dimenticai in quel momento, che dimenticai dopo. Mi disse testualmente: Pierluigi, ma perché tutti gli italiani conoscono il significato della parola di amore? Ovviamente è data la pena italiana. Questo in quel momento mi fece capire anche
poi la gioventù di Riscanza disse un greco di quello che era successo nella seconda guerra mondiale, stavamo parlando degli anni 80, e mi sembrava molto strano, visto che noi abbiamo avuto nel nostro immaginario collettivo il ragionamento dei tedeschi, dei figli dei tedeschi, dei tedeschi che occupavano i danni, dei tedeschi che avevano fatto di tutto di più e di cui tutti ne avevano subito le conseguenze. Nell'ambito di questo discorso generale mi sono accorto che il rastrellamento del quadrato che è avvenuto a Roma il 17 aprile 1944 è un episodio assolutamente sconosciuto alla maggior parte degli romani, della regione degli italiani. Questo perché il problema della storia della memoria in Italia è stato lasciato dalla seconda guerra mondiale un po' in ombra, perché le persone che in qualche modo hanno visto quegli eventi forse volevano dimenticare, la possibilità di poter raccontare neanche ai propri parenti, perché comunque erano processi tutti difficili, storie pesanti, azioni che avevano visto cose che era meglio dimenticare. E quindi nell'ambito di questo discorso la situazione in generale è stata un po' lasciata in ombra, un po' di tutta la questione dei giornali militari italiani di cui parlava il professor Lorenzucci, ovvero sia che la memoria collettiva in Italia non si è creata in maniera lineare, ma si è creata spazi a seconda di dove le persone hanno potuto sapere o come hanno effettivamente saputo. Una problematica fondamentale del nostro sistema è che spesso si causano dei cortocircuiti informativi mediatici, per cui quando poi arrivano le notizie, queste notizie non vengono esattamente spiegate ai professori nei particolari, non vengono fatte un po' a spot. Questo è avvenuto anche dopo la seconda guerra mondiale. Ad esempio, se voi riflettete un momentino, per un italiano è un nuovo comune classico che il campo di concentramento equivale al campo di sterminio. Questo non è vero. Cioè, c'erano i campi di sterminio dove effettivamente erano stati concentrati le persone che i tedeschi volevano uccidere in funzione della loro folle concezione del partito nazista, dove erano tutti i principi della razza ebraica e dei loro oppositori non dovevano assolutamente più vivere. Ma tutti gli altri sono stati internati nei campi di lavoro, ovvero sia nei campi dove queste persone avevano necessità di andare avanti, cioè servivano ai tedeschi per mandare avanti le loro industrie, le loro strutture, altrimenti, ed è facilissimo anche fare una riflessione pratica, i tedeschi non avrebbero mai potuto continuare la guerra. E questo non è avvenuto solo con gli italiani, è avvenuto con i polacchi, con i russi, ma tutti in poco hanno in qualche modo preso dei giornali e trasformati in lavoratori civili non obbligati per quattro. La vicenda del rastrellamento del quadrato. La vicenda del rastrellamento del quadrato era un po' più complessa. L'avvocata quadrato era un'avvocata inglese, dovete pensare che dopo l'8 settembre improvvisamente ci sono stati degli episodi in cui i tedeschi erano estremamente preparati a prendere il controllo dell'Italia, dato il 25 luglio famoso con il programma dell'Italia della giustizia, eccetera, gli aveva fatto pensare che oggettivamente, cioè il 25 luglio era del fascismo, gli aveva fatto pensare che si stavano preparando le situazioni delicate in Italia e quindi si erano preparati a prendere i rischi, ma insomma i rischi sono sempre un po' organizzati. Per cui non ha capito la situazione e hanno predisposto per agire. Dopo la cosa intende, quello che è accaduto a Roma è stato che inizialmente, dopo la prima presa del potere di combattimento del Porto San Paolo e quello che ci si è reso conto che chiaramente non si poteva resistere a una produzione organizzata con la dissoluzione dell'esercito, è ovvio che quello che è accaduto nel più di meno è stato che i tedeschi hanno organizzato i veri e propri rastrellamenti di massa per evitare di avere oppositori. E la prima altro episodio forse disconosciuto, la prima cosa che fecero è portarono i carabinieri di Roma. I carabinieri erano rimasti ovviamente fedeli a me, il 7 ottobre del 1943 fecero il modo di catturare 1500 carabinieri che si trovavano concentrati per motivi vari, dato che avevano ricevuto anche degli ordini concentrati presso la caserma, le caserme dei prati, e li portarono a Cesare e li portarono via. Tanto che per esempio i carabinieri del quadrato riuscirono invece a scappare
generale. Da quel momento in poi, ci sono dei libri che mi spiegano molto chiaramente, a Roma non si respirava più, perché quello che veniva erano quindi la stessa vittima, anche casuali, che venivano in strada o all'uscita del cinema, ai ragazzi si era sostituita la polizia della Polizia Italiana. E questa polizia della Polizia Italiana catturava le persone, nel senso dando come una scusa, la portava in questura, gli accertamenti, cose di questo genere, e poi consegnava ai registri per essere deportati o internati in Italia. Cioè, preciso, questi sono gli strumenti casuali, poi c'erano anche le cose legate, cioè gli oppositori politici, partigiani e quant'altro. Ma importante che io ho trovato in questo splendido fondo che noi abbiamo trovato in cultura, quando vedi la stessa casuale, quando lui è uscito in cinema o in altre situazioni, ti cibi assolutamente fuori da ogni discorso di politico. È chiaro che il partigiano che fa il politico è l'alessiano che sa che rischia la vita, sa che si trova in una situazione più pesante e pericolo. Invece la persona che va a lavorare la mattina come a poste o a ferrovie o insomma, al comune non è che si aspetta di essere arrivato al finisco, insomma, pensa anche che forse questa cosa non gli succede quello che più del fatto che lui sta lavorando per questo ufficio pubblico. Quindi cosa è accaduto? Può guardare, è accaduto un giorno che c'era una situazione nella quale a Roma in quei mesi non si respirava più, c'erano anche continui attentati, scaramucce fatte dagli artigiani, e si diceva che chi si voleva rifugiare in qualche modo dai tedeschi, che a Roma doveva andare in Padiglia o alla gara. Quadrare una piccata duresa, quindi a loro non era sicuramente, che è fatta altrimenti di tantissimi immigrati dal sud dell'Italia. Noi abbiamo trovato circa 160 comuni diversi di nascita in queste estremate del quadrato. E loro venivano a Roma praticamente per lavorare, questo sono i del fascismo, insomma, la borgata, diciamo così, c'era anche il postale, era anche stato ben sistemato per essere una borgata di periferia, diciamo, anche se ovviamente era fatta da gente con una scolarità media, insomma, anzi, media era un po', però sono già molto intermittare, però già all'epoca era intermittare di essere una borghese, non c'era una cosa media. E poi c'era tutta una serie di altre situazioni nelle quali c'erano alcune provvisori di loro, di stagionieri, quindi non ho potuto più avere accesso a certe informazioni. E cosa accade? Accade ad un giorno che dopo che stavano in giro di questo eccetera, i tedeschi considerano una certa intenzione di liberarsi, ma non potevano non agire nei confronti di una zona di Roma in maniera così violenta, anche perché il fronte si stava avvicinando, lo sbarco, anzi era addirittura avvenuto. Quindi era una situazione che stava presente in equilibrio tra il rischio dell'insurrezione a Roma e la difficoltà per loro di gestire questa faccenda, di gestire quello che veniva chiesto dall'ufficio del lavoro nazionale, cioè un ufficio del lavoro nazionale di rischio, di prendere e regolare il più gente possibile per portare a lavorare in Germania. In quel momento accade il famoso episodio dell'uccisione dei tre tedeschi in Osteria, che oggi si trova via, diciamo la zona di via Pubblico Fiamma, una volta si chiamava Trattoria del Giugetto, che poi abbiamo scoperto essere una trattoria che si chiama Campestre. In questa trattoria, il giorno di Pasqua, vengono uccisi tre tedeschi. Abbiamo trovato anche dei testimoni che parlano di questa uccisione che è avvenuta, che in realtà non è avvenuta per caso, ma è stato un attentato mirato per uccidere questi tre tedeschi, che tra l'altro erano nostri invece provenienti al fronte di Asia 21. Dico con certezza che ci sono dei testimoni che hanno parlato con questi tedeschi, cioè nel senso il figlio di queste persone che era lì presente, era piccolino, mi stava riferito appunto dal genitore che questo era successo, cioè loro hanno parlato in tedesco con questi pericoli in tedesco, con i militari, e questi militari hanno riferito questa cosa. Vengono uccisi questi tre tedeschi, ce n'erano anche un quattro che in quel momento non era presente in quella situazione da fuori, e forse è stato quello che è venuto inizialmente una rappresaglia indiscriminata, perché ovviamente loro mi è stato raccontato, loro fuggivano tutti, buttavano sul tramonto, e la cosa divertente del tramonto passava sola, perché questo tramonto non riusciva nemmeno a salire la salita, ma però era pieno perché loro volevano scappare da questa situazione, che sapevano che doveva essere una rappresaglia immediata. Questa rappresaglia, sì, non è avvenuta, un po' condizionale, che forse
posto, prendono indiscriminatamente tutti gli uomini che riescono a trovare senza fare particolare distinzione, se non proprio i bambini, sono i ragazzini, non vedevano, li portano al cinema d'orario, fanno una prima discriminazione con le generalità, poi magari non sono tutti ma stanno perché se li portano a Cinecittà. A Cinecittà succede che stanno dicendo un paio di giorni e qui viene fuori la figura la famosa religiosa di Rosa Tinorelli, che corre presso i tedeschi anche perché aveva la possibilità tramite un suo sacerdote che parlava in tedesco, e ha cercato di intercedere per capire che cosa stesse succedendo. Dovete pensare che un mese prima c'erano state le fosse avvenimenti, di cui non si sapeva assolutamente che cosa sarebbe accaduto, e c'era un problema di fondo generalizzato su chi fa cosa e perché, cioè nel senso ci ammazzano, non ci ammazzano, ci fanno dire, non si capiva in quel mondo. Arrivano a Cinecittà, tutte queste persone che sono a Cinecittà vengono discriminate e dopo due giorni li portano a Terni. Quella cosa che diciamo è stata ancora in questi momenti anche della prefettura, sono molto importanti perché sono le domande individuali che sono state fatte dai vari, da tutti quelli che hanno avuto un problema di internamento e deportazione per una legge del 1946, che vedo come iniziale. E su questi documenti dovevano presentare questa domanda per avere la modifica di internamento del Stato civile, che era fondamentale per poter determinare l'obbedienza di legge. Di solito queste qualifiche che erano chieste per la documentazione, che così erano un anno e mezzo più di pensione, cioè conoscevano che loro erano la ragionare in quel periodo, diciamo così, come un periodo italiano, e anche altre situazioni che mi servivano. Quindi questi documenti che sono certi, che ci sono documenti, firme, cose autografe, racconti autografi fatti in quel momento, si è capito che questi trasporti di queste teste dell'anno non sono neanche avvenuti tutti insieme, cioè sono stati in qualche modo queste persone prese e trasportate anche a Terni con un lungo giorno, un giorno prima, un altro giorno dopo. Successivamente a Terni restano 10-12 giorni in deposito, evidentemente dovevano pensare che c'era un traffico gigantesco di persone che in Italia venivano a stradare, portate via, cioè pensate a un meccanismo animato, pensate a Cocca, che è stato uno che era di Stellino, insomma per portare le persone ci vogliono anche i mezzi, quindi quando sono andati bisogna organizzare, bisogna i trasporti per le ferrovie, i trasporti in strada. Quindi quello che è accaduto è che poi le istituzioni del Carlo Monticini sono state montate sempre in viaggio di classifica verso la stazione di Firenze, a Firenze del Ponte 1, alla stazione Campo di Marche, il signore che si chiama Gino Franceschini, che era uno spazzino, e poi successivamente sono prese le istituzioni e trasportate in un'altra Campo di Fossoli. Campo di Fossoli di Carlo è molto importante perché è il centro di sinistramento della deportazione italiana. Oltre sia lì c'erano gli ebrei, nel senso che erano un capo non particolarmente duro, anche se io gestivo dalla SS, ma era stata creata apposta un'unica domanda proprio perché nessuno si rendesse conto che i trasportati in quel capo rischiavano di andare a finire in campi di concentramento con gli sterili. Quindi era una situazione nella quale i nostri deportati sono arrivati lì e sono stati classificati inizialmente come deportati politici. Infatti dietro questo famoso triangolo rosso che definirà in tal modo. Questi deportati politici sono stati poi discriminati in due mesi che sono stati lì e ci si è resi conto, ovvero sia i tedeschi si sono resi conto, che questa gente erano civili umani, cioè non c'erano mezzo partigiani, situazioni di secondo mondo. In realtà non si accorse per esempio che c'erano due operai, che si chiamavano Roserini e Michele Ascoli, come non si accorsero per alcuni partigiani, il fratello Cicero e altri, diciamo così, quadrino partigiani che andavano tanti nelle loro partigiani. Quindi anche queste situazioni sono state discriminate in quella situazione in quel momento e alla fine hanno capito che questi progressi, visto che se l'erano presi ormai, solo ed esclusivamente come figlie delle persone che lavorano già mai. Quindi a quel punto, il 24 giugno del 1994, ricaricano tutto questo premio che fa un lungo percorso e arriva con la Racibonz, il tedesco che dice Racibonz, adesso non lo so pronunciare, ma insomma, questa città della Svezia, dove loro
problematica, non è che sta, non parlano di chi non è in grado di fare le cose che possono, sono queste dinamiche. Questa situazione che è avvenuta ha fatto sì che poi i nostri riportati di Quadrano si sono sparsi in giro per tutta la Germania, la Polonia e l'Austria, e quindi anche questo è causato un cortocircuito informativo una volta che sono governati, perché le loro condizioni, nonostante fossero il campo di lavoro, sono state differenti e questi trasferati si riuscivano a verso la vita. Tre erano bombardamenti, altri erano maltrattamenti, un caso per cui insomma non devo ricordare che ho seguito proprio il primo lezione, quello di Andrea Vecchio, e io ho 17 anni, qui ci sono i familiari, e di morto a 17 anni anche mia mamma, e la famiglia fino a che non sono i miei amici arrivatori, non avevo capito nemmeno dove era un po' nel senso che mi sono tranquillo. Noi per la sua ricerca siamo riusciti poi a trovare qualcosa che per fortuna con la nuova degli ufficiali di Stato civile della nave abbiamo trovato un certificato di morte legato dai tedeschi nel 55, dove si trovavano la matricola. Quindi due di questa famiglia ha cominciato a capire che cosa era successo a questo nuovo marito. E adesso sono messo in contatto anche di lui, adesso anche i documenti della cosa, forse riusciranno anche a avere questa fotografia. Questo è quello che è successo dopo la seconda guerra, insomma, le informazioni sono state molto relative e molto rare a secondo di loro, dove però effettivamente devono gestire queste situazioni. Che cosa è accaduto? Che queste persone, una volta che sono arrivate qui, hanno avuto delle vicende più disparate di ogni giorno, cioè c'è stato lì e finito di dare il rischio del mese, che come appunto anche questi due cittadini italiani della regione agraria di cui ho parlato, sono finiti nel piano di Modern presso la fabbrica di pneumatici Continental, qualcuno è finito presso la Merck, che era un'industria tedesca farmaceutica di cui anche oggi diciamo usiamo 12 anni, e ci sono state tante altre situazioni di vario genere di vario portale che hanno portato queste persone a tornare con un bagaglio di esperienze diverse. Sempre tragica, qui si fanno sempre, vorrei fosse chiara questa storia, ma non è che queste persone venivano trattate bene, perché queste persone, diciamo così, erano persone che lavoravano con i tedeschi, assolutamente. Questo era un loro quattro, cioè queste persone venivano maltrattate, perché era del capo, se c'era qualcosa da mandare, spero di finire in campo di punizione, non è successo da vecchi, quindi poi non venivano punite. Sono successe oggetto di situazioni personali che hanno portato alla presentazione quando sono tornate a richiudersi per silenzio non hanno fatto tutti. Questo ha comportato che l'informativa generale di tutta questa cosa è rimasta a strada, cioè semplicemente legata a quella cosa che sta riferendo il dottor Lorenzo quando fu, diciamo, quando era ancora in vita, e quando il dottor Lorenzo è stato distratto e allora appunto si dava tutti quelli che potevano essere i restellati in quel momento, purtroppo per chi non è, molti di voi lo sanno, lo ricordo ancora il 13 dicembre del 44, non mi viene neanche a rientrare queste persone. Però la sua lista è stata importantissima perché questa lista ha permesso poi nel tempo di concedere queste famose certificazioni che vi dicevo sopra, perché le certificazioni spesso e volentieri non si trovano documenti, nessun genere del passaggio di queste persone, perché altro non è un civile. I civili erano quasi tutti al fabbrico, una volta che erano assegnati in una comunità, quindi mancavano totalmente delle situazioni di questo genere. Questo che cosa comporta? Comporta che mancava di comunicazione, che la prefettura non sapeva bene di dare funzionare nel tempo, non sapeva bene con quello che portarsi. E quindi chiedevano poi che era più di temporale, e la volta che portavano anche in formalità, dicendo sì, insomma, è stata presa perché oggettivamente è stata una strellata insomma nella lista. Il numero di possibili di essere tanto è neanche quello per il semplice motivo di tutto appunto è stato trovato una certezza scientifica che potessero essere, al di là del numero approssimativo che se potrebbe aggirarsi realmente intorno al 750, è questa la preparazione del campo di fossili, perché noi non abbiamo in qualche modo c'è una piccola dove è possibile progressiva, dove è possibile ricostruire. Certo,
discorso di Sistograta, che non è sempre stato l'ultimo essere immatricolato, ho detto che secondo me erano 947. In realtà la ricerca è proprio il mio che si sono fatte. Ci si è resi conto del posto che abbiamo utilizzato anche in materiali differenti, e quindi non è cominciato da un numero esattamente di castellati del quadrato, che peraltro proprio perché era stata caratteristica di questo rastrellamento così generale in modo così specifico, facevano anche il racconto degli altri riportati che si trovavano in campo di posto, una storia a sé, nel senso che era un po' questo di noi, visto addirittura che parlavamo del quartiere del Fabio, cioè del quadrato, che faceva storia a sé e che faceva un po' di classi, perché avevano appunto, essendo stati presi tutti nello stesso posto, storie, cioè di tutto e di più, quindi questo governante questo discorso a quando poi faremo questo testo di cose, e poi saranno la schede dei deputati individuali, che poi assolutamente stiamo cominciando a darci i nomi, a fare in modo che questa situazione venga veramente alla luce, anche perché spesso i governanti che si vedono molto da quei documenti storici importanti, di questo documento che gli è arrivato dalla famiglia. Perché questo è un documento importante che mi ha portato appunto quello che è successo con i carabinieri, che questo signore Giuseppe Dea era un carabiniere che lavorava presso che era segnato alla stazione Quadrato, e quindi c'è tutta la storia di quello che avviene con la stazione dei carabinieri Quadrato. O anche questo discorso di due ebrei che sono stati portati da loro a lavorare alla fabbrica continua, dove c'è il risolto toccato nel quale Michele Asco, che era veramente il biologo nell'ultimo viventi, riesce a passare dall'altra parte, proprio perché in questo campo non c'era una grande sorveglianza, e va a parlare appunto di Michele, va a parlare con la famiglia di Terracina, poi con il padre, che Terracina ovviamente dietro al ragazzino, e c'è il racconto di Terracina che ha raccontato sì, è vero, ci sono parlati, e proprio dissuasero, perché loro pensavano di potersi trasferire da loro, e dal loro racconto non c'era la sensazione di pericolo del campo, se non ovviamente come situazione di protezione. Fu assolutamente disparato, non si parlava mai da parte di loro, perché assolutamente la situazione non si sa come finire, cioè ci sono anche rischi, ma ti sembra che fosse estremamente sconcertato. Quindi le vicende della vicenda del quadrato comportano che la situazione generale di tutto questo grande lavoro che stiamo facendo porterà alla fine a capire che cosa è veramente avvenuto in quel momento. Ma fondamentalmente il discorso che a me interessa è che questa vicenda storica è acclamata per la forza della cura, perché ripeto, a Roma è stata fatta la dimostrazione, questa è stata la dimostrazione che sto spiegando del programma, quella che è un'altra cosa che è rimasta di un po' in luce, e quella degli ebrei, quella di noi che è un problema perché i loro destinati stessi essere stabiliti, e quindi una cosa che colpisce anche la collettiva, ma anche per questi ragazzi, perché c'erano tanti ragazzi, e ovviamente c'è gente dai 16 ai 55 anni, che sono ritornati, credo che gli si debba fare il loro nome in maniera seria che sono. E spero tanto che anche da loro finalmente finisca questa puntata. Grazie. Proprio il nuovo deputato della ricerca storica.
storica e anche l'Istituto Storico Germanico, dove lavoro ormai da 15 anni, si trova sul suolo italiano, sul suolo romano, a causa della decisione di Papa Leone XIII di aprire l'archivio segreto vaticano alla ricerca storica, senza riguardi alla religione, allo status dei ricercatori, eccetera. E questa decisione molto coraggiosa del Papa di allora potrebbe essere ancora un monito anche per noi oggi, un appello anche alle istituzioni di consegnare agli archivi competenti le carte che devono passare alla storia, anche per permettere la ricerca storiografica, perché il versamento delle carte in archivio è il fondamento essenziale del pane quotidiano per la ricerca storica e deve passare vaglio ovviamente di un controllo archivistico professionale che decide poi quali carte sono da conservare, con costi enormi anche di conservazione, quali sono destinati alla distruzione. E non possiamo lasciarlo alle istituzioni produttrici stesse decidere su questa distruzione, come è successo alcuni anni fa con i distretti militari, che di propria iniziativa hanno distrutto i carteggi in loro possesso perché serviva spazio. Quindi quel che ci vuole è un enorme potenziamento degli archivi e delle risorse archivistiche per permettere la ricerca storiografica. E questo è un lato essenziale, perché senza ricerca il paese rimane senza memoria e non possiamo approfondire o rafforzare la memoria degli avvenimenti storici se non permettiamo nello stesso momento anche una adeguata ricerca storiografica. E vengo al secondo punto di questo felice connubio: ci vuole anche un'associazione come la NRT che ha promosso questa ricerca sui deportati del Quadrato. E questo è anche la causa, però, della dimenticanza, che non è ancora arrivato, forse è arrivato negli ultimi anni a diventare un luogo della memoria romana, il Quadrato, perché senza le pubblicazioni come quella di Carla Guidi, che vedo anche qui in sala, e senza libri come quello di Anthony Maiandati e Amedeo Stiparazzi su Roma occupata, i luoghi di memoria della Roma occupata dai tedeschi, non c'è una diffusione di questi luoghi fisici che esistono ancora oggi e che di ciò ci ricordano gli avvenimenti storici. Questo, evidentemente, questi libri non sostituiscono un'approfondita ricerca sui nominativi dei deportati. Questo dei deportati ebrei è stata fatta la ricerca della comunità ebraica di Roma, Claudio Focaccia, che Lanzana potrebbe dirci molto di più su questa ricerca, Amedeo Stiparazzi, appena citato, ha contribuito a questa ricerca sui nominativi. Una ricerca sui nominativi del Quadrato non è ancora stata fatta, quindi complimento per questa iniziativa, perché questo gruppo è rimasto sconosciuto per decenni, anche perché non c'era un'associazione dietro che se ne occupava. E questo è particolarmente, questo ha contribuito ad una dimenticanza generale dei deportati civili, e quelli del Quadrato è una piccola parte di una massa enorme di deportati civili che sono stati rastrellati, portati in Germania al lavoro 4, non nei campi di concentramento KZ, ma in campi di lavoro, e poi sono tornati molto spesso e non avevano una storia particolare
particolare da raccontare, non erano stati partigiani né deportati politici, non erano i pochissimi sopravvissuti dei campi di sterminio dove finirono purtroppo la stragrande maggioranza degli ebrei deportati, e questi deportati civili erano singoli individui rastrellati in zone dove era avvenuta una particolare bonifica da parte del territorio, da parte delle forze armate tedesche, no? Non soltanto dell'SS, come nel caso del quadrato era Wehrmacht, l'esercito, la forza armata regolari che hanno eseguito questa operazione. E pochissime persone sanno che nel caso di Montessori, di Mazzaporto, dove è avvenuto il più grande massacro di civili in tutta l'Europa occidentale e sud-occidentale occupata dai nazisti, con un numero di morti prevalentemente tra donne e bambini, 780 persone, di cui 220 bambini di età inferiore a 12 anni, questa operazione di annientamento, di massacro eliminatorio, era accompagnato da un'operazione di rastrellamento di civili maschi al lavoro coatto. 456 maschi sono stati deportati in Germania nei campi di lavoro. E questo fatto in genere non si ricorda, non si sa neanche quando si parla di Mazzaporto e di Montessori. Quindi i due fenomeni, i massacri e le deportazioni, erano in alcuni casi strettamente legati. Certamente poi ci fu anche un rastrellamento, come dalla Campania, dove circa 18.000 persone, maschi, in età di leva in genere, perché qui c'era una differenza di genere nella deportazione civile, vennero rastrellati, e una quantità, non sappiamo ancora la dimensione, portata in Germania. Esiste un libro di memoria di un napoletano che si trovava a Lipsia, che racconta, io ho incontrato durante la mia permanenza in Germania altri 600, probabilmente dopo ho incontrato, ho saputo, di 600 napoletani che erano stati portati in Germania. Questo gruppo non è ancora studiato, come non è ancora studiato un gruppo di circa 10.000 persone deportate sempre dall'esercito tedesco, dal Appennino Rosso e Mignano, nei campi di lavoro, per esempio a Cala, viene ancora prodotto la porcellana bellissima, ma dove ci fu anche una galleria sotterranea per la produzione di aerei da caccia a Messerschmitt, e dove erano le condizioni di vita e di lavoro altrettanto duro, con una mortalità quasi altrettanto alta come nel campo di concentramento di Dachau. E come mai che non vennero riconosciuti o studiati questi casi? Perché non entrarono nella categoria dei deportati nei campi di concentramento e di sterminio. E vennero esclusi dagli indennizi degli anni 60 e non potevano avere, o non avevano in quel caso, un'associazione che si occupava di questa vicenda. E erano frammentati geograficamente, frammentati, non sapevano quasi nulla tra di loro, e così è una storia ancora in buona parte sconosciuta. Quindi è un'ottima iniziativa che deve passare, a mio avviso, attraverso uno studio nominativo delle persone, perché altrimenti non si arriva alla vicenda del singolo, non si arriva neanche alla ubicazione dei campi di lavoro, e non si può vedere neanche la struttura dietro questa collocazione nei vari campi. Certamente bisogna vedere anche caso per caso, perché sappiamo che tra i decine di migliaia di persone italiane che lavoravano in Germania nel 1944-1945 ci furono anche qualche migliaia trasferito con un regolare contratto di lavoro, ingaggiato in Italia, non necessariamente iscritti al partito fascista repubblicano, forse
antichi, e la storia orale si è ancora, come è stata fatta la Cisa del Termano, per esempio, che ha prodotto un libro sulla sull'esperienza degli italiani in Germania, soprattutto di quelli che arrivarono in Germania tra il 38 e il 43. Altri italiani che avevano un'esperienza di lavoro in Germania non attraverso una deportazione al lavoro forzato, ma attraverso una spedizione con autorizzazione governativa a seguito degli accordi tra Italia e Germania del 38, circa mezzo milione di italiani che lavorava in Germania e di cui 100.000 non avevano più l'autorizzazione di tornare in patria dopo il settembre 43. Anche questi sono da considerare una sorta di segni riportati civili. Però bisogna studiare bene queste sottili differenze che hanno anche un'influenza sulla loro vicenda post-bellica, ma anche per le condizioni di vita che hanno incontrato in Germania. Quindi ben venga un progetto che si abbina felicemente a quello di altre istituzioni che hanno presentato le ricerche, come quelle degli ebrei deportati il 16 ottobre dopo da Roma, e anche si abbina alla ricerca sugli internati militari italiani in Germania, tra tutti nei Vaga, ma anche quelli che sono tornati per l'esperienza dei campi, e credo che alla fine si avrà un nuovo quadro interpretativo più completo, ma anche più sofisticato, con più accettature per quanto riguarda l'esperienza degli italiani sotto l'occupazione nazionalsocialista. Quindi ci vuole un lungo fiato, ci vogliono anche finanziamenti e ci vuole anche la sensibilità delle istituzioni, però senza questa sensibilità, senza questo potenziamento dei finanziamenti non si arriva ad una adeguata memoria degli avvenimenti, che deve basarsi per forza su una ricerca meticolosa in campo storico. Grazie. Io sono Monica Cazzolari e sono la responsabile del servizio educativo dell'Archivio di Stato di Roma. E presente con me anche il collega Luigi Ardia, che diciamo è stato un po' il protagonista di questa attività che abbiamo svolto in collaborazione con il professor Aina. Per me è importante spiegare il fatto che questo incontro con l'associazione è avvenuto proprio attraverso il nostro servizio educativo. Ora, gli archivi di Stato, gli archivi, professore ha giustamente messo in rilievo come la memoria che ha bisogno di essere sostenuta da una ricerca storica di carattere scientifico. Però poi, e quindi le nostre istituzioni sono nate per questo, noi conserviamo e mettiamo a disposizione istituzionalmente i documenti ai ricercatori della nostra sala di studio. Però gli archivi, questo concetto, proprio forse attraverso lo sviluppo di questo concetto di memoria, che è legato senz'altro al tema della Shoah, diciamo che dopo i grandi disastri del Novecento è nata questa idea della memoria come fondamento del diritto di cittadinanza, e questo ha influito sulle nostre istituzioni che hanno una tradizione più lontana, diciamo, nella dimostrazione che aveva origine nella storiografia sempre ottocentista. Invece questo dato del Novecento, che l'archivio conserva la memoria che deve essere fondamento di diritto di cittadinanza, ha cambiato molto, molto dall'interno queste nostre istituzioni, come forse ancora oggi non compare abbastanza. Quindi oltre alla sala di studio, che è la nostra interfaccia verso la ricerca specializzata, oltre alle nostre manifestazioni, che invece è un'attività rivolta comunque a eliminare spesso un pubblico adulto
chi si interessa a temi di storia dell'arte, si è sentita la necessità di aprire una parte di attività dell'archivio rivolta alle scuole. E perché le scuole? Perché le scuole sono per noi il punto di contatto con il territorio, quindi il punto diretto con cui noi raggiungiamo i cittadini. Attraverso chi? Attraverso i giovani che hanno un'età inferiore ai 18 anni e quindi per definizione non entrano nella nostra sala per legge, non entrano nel paese. Quindi è stato importante il fatto che noi ci trovassimo insieme ai colleghi in mano il fascicolo del quadrato, perché comunque avevamo deciso con il metodo che abbiamo adottato di partire da questo fascicolo molto complesso, è un unico fascicolo processuale ma molto complesso perché ci sono quattro imputati con tutti gli interrogatori dei testimoni e le due denunce partite dalle sezioni del SI e del PC del quadrato, quindi è un fascicolo non facile neppure da analizzare artisticamente, perché noi ci stiamo lavorando con i colleghi ponendoci tanti problemi, non abbiamo possibilità di mostrarvelo, ma sono delle carte veramente complicate solo per mille segni con matite diverse che non si riesce a capire come vanno poi trattati tecnicamente. E noi abbiamo in mano questo fascicolo e quindi quando il professor Ami ha chiesto di vederlo si è incontrato con noi. E io credo che insomma, è un'occasione veramente feconda perché noi da quest'anno stiamo lavorando, abbiamo già avuto ben 4-5 classi di una scuola che era al quadrato, che era Caio Cecilio II, sono degli alunni di delle medie. E noi che cosa facciamo? E poi abbiamo invece dei liceali e dei studenti di istituti tecnici che fanno da noi esperienze di alternanza di scuola-lavoro. Allora, che cosa fa il nostro servizio educativo? Noi stiamo cercando, in un ambiente, in una situazione non facilissima, di applicare quello che le nostre leggi, le nostre organizzazioni istituzionali consente, perché non è che manchino né le norme né l'organizzazione né le specializzazioni. È facile, la difficoltà è in questo momento di crisi, di tagli, di tagli al personale, è riuscire a farle funzionare queste cose, perché non si tratta tanto di creare cose nuove, ma di riuscire a farle funzionare ad applicarle. E io devo dire che l'incontro con le scuole è straordinario, perché comunque ci sono tantissimi insegnanti presi che telefonano, cioè quindi c'è una grande attività dal territorio. E anche è molto positivo questa possibilità di incontrarsi con le istituzioni. Ora il problema è andato via, però diciamo noi la cosa che abbiamo messo a disposizione al professore Amen era il fatto che noi abbiamo la commissione di sorveglianza degli archivi in prefettura e che quindi per noi è stato relativamente semplice andare a scovare quegli scaffali in cui si trovavano le testimonianze per i portati, relativamente facile. Quando li abbiamo messi in contatto, poi ci siamo messi a disposizione, tant'è che per esempio siamo andati in agosto materialmente a mettere in ordine i faldoni sopra quegli scaffali, a ciò che il professore potesse lavorare più agevolmente. Quindi mi ha trovato per esempio in prefettura un fondo perfettamente conservato. Vi posso dire che i fondi della prefettura sono conservati molto meglio dei fondi che ci arrivano dai tribunali. Perché il fascicolo che noi trattiamo, viene realizzato, pensato alla priorizzata, è un fascicolo che sta perdendo i pezzi, proprio materialmente. Questa è l'altra cosa che noi cerchiamo di far capire ai ragazzi. I ragazzi fanno tante fotografie che portano a casa, perché così lo vedono anche i professori, gli altri. E questo è un materiale delicatissimo, quello del Novecento, del periodo di guerra, è un materiale che è stato scritto in tempo di guerra, quindi i supporti materiali su cui la memoria è fissata sono di cattivissima qualità. Quando scriveva il cancelliere, scriveva il foglio, non lo possiamo fare vedere, ma fino ai bordi, cioè
è un fascicolo in cui tutto è scritto, dalla copertina ai bordi. Purtroppo i bordi si spricciano e stanno andando via proprio le parole. Quindi, con i ragazzi noi che cosa gli facciamo fare? Consci della, perché per noi è stato così, toccare, odorare, usare, no? Questi fogli, ti dà l'idea di entrare in un contatto diretto, fisico col passato, perché comunque quelle cose sono state nelle mani di quelle persone, e poi li facciamo schedare, cioè li facciamo prendere le misure, la descrizione di come compare, l'inchiostro, eccetera. Quindi un lavoro che deve dare valore alla materia con cui, su cui la memoria rimane, perché se noi non conserviamo quella mano, la memoria, diciamo, no, è bella, però diciamo, va poi scientificamente analizzata, perché i racconti sono, per sentito dire, il documento è un'altra cosa, è come un monumento, è qualcosa che resta e che resterà oltre di noi. E poi naturalmente c'è l'altro passaggio, che è curato molto dai miei colleghi e di uguali, che hanno una formazione personale specifica, e cioè quello di arrivare poi a interpretare dei testi cercando di capire dall'interno che cosa è successo. Allora lì il nostro lavoro un po' è stato anche quello di analizzare che cosa succede con loro in dei momenti così difficili, e cioè come nelle persone emerge, e qui lo diceva la comunicazione adesso, sia il buono sia il cattivo, e che non tutto è sempre di uno stesso colore. Per esempio nel processo del quadrato noi stiamo molto studiando la figura di Berardi, che è questo responsabile assessore del fascio del quadrato, che è un personaggio difficile da inquadrare, perché è sicuramente un fascista della prima ora, perché ha fatto la guerra di Spagna, è sicuramente qualcuno che poteva, però, e che quindi all'interno del quel quartiere, nel momento in cui sono entrati i tedeschi a Roma, forse, diciamo, qualcosa che stiamo cercando di capire, è un po' come ci raccontava il nostro direttore, a quel punto è scattato qualcosa, l'amore di patria, che cosa? Perché questo Berardi sembra, da tante testimonianze, che abbia cercato di creare la possibilità a queste persone di non essere deportate, dando le foglie di lavoro, perché se uno aveva il permesso di lavoro poteva rimanere in città senza essere deportato. Pare, mi asserisce, che di essersi adoperato in un momento dell'estremamento per cercare di aiutare diverse persone a sfuggire all'estremamento. Quindi situazioni ambigue. Quindi noi stiamo lavorando in questo senso con i giovani, perché poi naturalmente tutta questa memoria, i nomi, è tutto molto importante, ma poi la finalità è quella un po' per cui si celebrano anche gli anniversari, è che questo sia qualcosa che poi cresce in maniera positiva all'interno della nostra società, quindi mi ha dato anche un po' l'auspicio del prefetto, cioè noi abbiamo dei valori da tenere in piedi, con persone che non hanno più vissuto, no? Perché nessuno di noi non ha vissuto quel passato, ma lo so se vi può raccontare, anche mantenere alcuni valori, riagganciandosi a questo significa anche riuscire a penetrare nelle vere ragioni perché avvengono certe cose. Ecco, quindi questo io ci tenevo, perché è un po' l'altra faccia della, cioè comunque la ragione penso per cui si fa anche ricerca storica, cioè gli storici si impegnano, studiano, ma studiano poi per tutti noi, e poi leggendo il loro libro cresciamo anche da un punto di vista etico. Grazie. Calzolari, prometto davanti a tutti una stretta collaborazione tra la NLP e l'archivio nell'aspetto specialmente didattico di questa sperimentazione. Inviterei qui l'amico Procacci, direttore della cultura della comunità Buongiorno a tutti, sono Fabio Procacci e sono direttore del Dipartimento della Cultura e della Comunità Ebraica di Roma. E sono qui per portare loro i saluti, non titolo personale, anche se mi ha fatto molto piacere, delle
presidente Riccardo Pacifico, che non può essere qua. Quello che a me sembra importante sottolineare, io mi sono occupato di questo tema alcuni anni fa come delegato alla memoria, ed è un tema straordinario e molto ancora misconosciuto per molti versi, se non ovviamente che detti a lavori, ed è importantissimo nell'ambito della ricostruzione di qualcosa, un circuito virtuale o reale della memoria a Roma, un itinerario della memoria che è importantissimo questo aspetto, che è storicamente penalizzato per le ragioni che sono state indagate ampiamente. E quello che sia sul piano didattico, sul piano della ricerca, questo può avere gli sviluppi enormi anche nelle prospettive immediate, ma anche in lunghissimo periodo, all'interno di una ricostruzione del quadro dell'occupazione, ma anche delle sue conseguenze. Uno degli aspetti fondamentali che ancora non sono indagati in moltissimi campi analoghi sono appunto il ritorno nell'elaborazione del lutto, nell'elaborazione delle vicende legate a diverse deportazioni e come sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista umano il ritorno con quello che il ritorno abbia comportato nel corso del secondo dopoguerra. Io ho evidentemente presente più una situazione legata alla deportazione dei ebrei, e questo mi fa dire che c'è stata per molto tempo una serie di omissioni, ma anche da parte e omertà da parte degli stessi sopravvissuti, così come degli scappati, che sono appunto due categorie estremamente importanti per poter ricostruire il quadro insieme. E diciamo, ritengo che questo poi sia importante a livello didattico, perché il tema della storia contemporanea è un tema critico, una criticità della nostra didattica per molti versi, e su questo possiamo ancora lavorare enormemente. Quello che a me interesserebbe è creare, come abbiamo già fatto per quanto riguarda il tema delle fosse ardeatine, insomma dovrebbe incrociare a breve un lavoro sulle persone, su una sorta di dizionario biografico, e credo che sia estendibile a tanti, appunto anche a Quadraro, così come il tema della memoria. In questo senso, nel 2009 erano già pochissime le persone in grado di raccontare, e dunque che a oggi il numero si sia ulteriormente ridotto per motivi naturali. E c'è poi il tema della memoria di seconda generazione, cioè come le famiglie e i figli hanno vissuto questa esperienza in diretta. Ecco, questo sono temi di ricerca in parte già ovviamente battuti, ma in parte presentano ancora delle enormi novità sul piano appunto dell'indagine, ma anche del metodo, nel senso che presentano ovviamente sono metodi assolutamente diversi. Faccio sempre riferimento a questo lavoro che abbiamo fatto sul 12 ottobre, che dovrà essere di prossima pubblicazione. Noi abbiamo lavorato su tre livelli, la comunicazione d'archivio, con la database dei deportati, poi sulla somministrazione del questionario a un campione ancora significativo di chi, però all'epoca era piccolo. La maggioranza delle persone intervistate ovviamente ha vissuto queste vicende, ma da bambino o da adolescente. E quindi questo sul piano del metodo ha comportato una serie di costruzioni di piatto logico che desse alla ricerca un rigore a più difficili. E questo sempre più sarà così, questo problema. Quest'anno, credo, l'università dei 70 anni dell'apertura di Capitina Auschwitz fino appunto alla liberazione, ci possiamo riprodurre il problema su una visione di insieme e sulla creazione di una serie di sinergie tra le varie istituzioni che si occupano di memoria. Questo fino adesso è in parte successo, ma in parte ancora ci sono delle difficoltà in questo senso a creare una sinergia tra le varie associazioni, ma credo che questo sia l'unico possibile obiettivo, ovviamente in collaborazione con le università e con le istituzioni di ricerca sul territorio, non solo a livello internazionale. L'Istituto Storico Germanico è straordinario, non dico qui perché il professor Tricani, ma perché è così realmente una collaborazione straordinaria, preziosa.
Insomma, vi ringrazio per questa iniziativa, mi scuso per questo intervento non previsto e comunque sia vi ringrazio ancora. Accanto a questo vuol dire che le istituzioni e le associazioni hanno iniziato un percorso che non è sarà possibile fermare, se vogliamo rendere giustizia alla linea storica. Permetto di essere ringraziato nuovamente e lascerò lei la parola per concludere questo. Io ovviamente vi ringrazio ancora per essere stati